Buongiorno a tutti, sono le 10, possiamo iniziare, siamo già 132 partecipanti. Questo è il numero di persone registrate alla sessione di oggi. Buongiorno a tutti e benvenuti alla sessione di formazione sulla dichiarazione di distacco per il trasporto stradale. Mi chiamo Mona Kassiskovana, sono senior o funzionario senior dell'autorità per il lavoro europea e sono la host della sessione di oggi. Oggi diamo il benvenuto a circa 140 partecipanti che sono rappresentanti degli operatori dei trasporti stradali dall'Unione Europea, non solo dall'Unione Europea ma anche dalla Turchia e dal Regno Unito, come avete visto dal link di registrazione. Abbiamo anche rappresentanti delle autorità pubbliche nazionali e di altre istituzioni. Si tratta della seconda sessione sul portale della dichiarazione di distacco, come avete visto dal link. Sono due dichiarazioni sessioni identiche tra cui scegliere, l'unica differenza tra esse è la lingua fornita di traduzione simultanea. Martedì abbiamo tenuto un'altra sessione con più di 200 partecipanti e questa sessione, come vedete, è dedicata interamente a voi operatori dei trasporti stradali per potervi aiutare a utilizzare il portale per la dichiarazione di distacco. Io collaboro con la Commissione Europea per fornire sessioni di formazione da febbraio 2020, da quando sarà applicata questa direttiva sul distacco degli autisti. Inoltre lavoreremo anche per quanto riguarda i canali dei social media e vi invito a seguire i link su Twitter e Facebook della ELA, dove vi informeremo sulle attività future per gli operatori dei trasporti stradali. Prima di passare la parola ai miei colleghi della Commissione Europea, voglio presentarvi il portale, vi voglio fornire alcune informazioni di base sulla sessione di oggi. Allora, alcune regole logistiche, poi la slide successiva vedrete le varie reti stradali. Spero che i colleghi del supporto tecnico mi sentano. E qui abbiamo le regole per la riunione di oggi, che probabilmente già conoscete dal momento che ci troviamo online molto spesso. Per poter prendere la parola dovete alzare la mano utilizzando la barra in basso con una faccina, uno smile, chiamata Reactions, dove troverete anche la funzione per alzare e dovete ricordarvi di abbassare la mano dopo la fine dell'intervento, altrimenti continueremo a pensare che volete continuare a prendere la parola. E tenete il microfono spento fino a quando non vi invitiamo a intervenire, perché questo aiuta la traduzione simultanea. Mantenete i vostri interventi concisi e concentrati, questo aiuta anche gli interpreti. Un'altra cosa molto importante per quanto riguarda scrivere le domande in chat, vi invitiamo a prendere la parola per poter far sì che tutti sentano le vostre domande invece di postare le domande in chat. Tuttavia, se non riuscite a prendere la parola vocalmente per qualsiasi problema o perché magari la sessione è molto lunga e quindi magari abbiamo finito il tempo dedicato alla sessione domande e risposte, potete comunque scrivere la domanda nella chat, preferibilmente in inglese. Per quanto riguarda la traduzione simultanea, abbiamo questa offerta in 7 lingue: romeno, bulgaro, olandese, italiano, danese, francese e ceco. Tuttavia, a causa di problemi tecnici, la lingua ceca si troverà sotto il canale di portoghese, quindi importante per i nostri colleghi cechi e slovacchi, troverete la lingua ceca sotto il portoghese. L'abbiamo anche scritto nella chat e continueremo a ripeterlo nel caso in cui non vediate questo messaggio in chat. Quindi il ceco sotto il portoghese.
e anche il pulsante di interpretazione è nella barra in basso. Potete utilizzare tutte le lingue offerte per la traduzione simultanea. Potete anche far sì di non sentire l'audio originale. Per poter aiutare la traduzione simultanea, vi chiediamo gentilmente di parlare lentamente e prima di intervenire di dichiarare la lingua in cui parlerete. Inoltre, per vostra informazione, dopo la riunione riceverete le slide che saranno presentate oggi. Ora passiamo all'ordine del giorno che presenterò. Grazie, slide successiva. La nostra sessione di formazione durerà 2 ore. Passerò la parola a Eva Tashinska per le osservazioni introduttive, poi passeremo ai nuovi strumenti e regole per il distacco degli autisti per i trasporti stradali e poi parleremo del portale per la dichiarazione di distacco su come utilizzarlo. E in ultimo avremo una 40 minuti circa di sessione di domande e risposte. Preparate in tal senso le vostre domande e cercate di fare le domande personalmente alzando la mano. Senza ulteriori indugi, passiamo quindi alla prima parte. Non ci saranno pause caffè. Spero che abbiate già preso il caffè. Passiamo la parola a Eva Tashinska. Eva, siamo con te? Grazie. Ci sono, grazie. A te la parola. Grazie Ivana, grazie per questa introduzione e buongiorno a tutti. Sono Eva Tashinska, sono a capo dell'unità del trasporti stradali dell'ELA e in particolare mi dedico a questa parte per quanto riguarda il distacco degli autisti. Prima di passare alla formazione sul nuovo portale per la dichiarazione di distacco, vorrei contestualizzare questa riunione, le azioni di follow-up e chiarire gli obiettivi di questa formazione, di questa iniziativa di formazione che abbiamo intrapreso. Allora, il contesto inizia menzionando la data che è il 2 febbraio 2022 quando le nuove regole sul distacco degli autisti si applicheranno. Significa che a partire da quel momento gli autisti che forniscono servizi di trasporto sotto le regole di distacco avranno il diritto di ricevere una remunerazione conformemente al livello di paga degli stati membri a cui sono forniti i servizi di trasporto in distacco. In particolare avranno anche ulteriori obblighi come il rispetto delle regole di trasporto, in particolare dovranno fornire le prove del trasporto e quant'altro. I datori di lavoro, le imprese datrici di lavoro saranno obbligate a pagare la remunerazione degli autisti che sono in distacco per fornire servizi di trasporto in altri stati membri in base al loro livello di remunerazione in quegli stati membri e avranno anche degli obblighi amministrativi da soddisfare, in particolare l'invio di dichiarazioni di distacco agli stati membri, alle autorità degli stati membri ospitanti e queste autorità avranno l'obbligo, a partire da queste nuove regole, che è quello di monitorare la compliance con le regole indicate e applicate e assicurandosi che questa implementazione sia corretta. Quindi per poter facilitare tutti e tre i gruppi soggetti a queste regole, abbiamo progettato, e questo è ovviamente implicato nella base legittima della direttiva per il distacco dei lavoratori, degli strumenti elettronici per gli operatori affinché possano soddisfare i loro obblighi di invio delle dichiarazioni di distacco che magari potranno essere richieste dalle autorità degli stati membri nazionali, anche per supportare gli stati membri a conformarsi con i loro obblighi di collaborazione amministrativa con altri stati membri, di assistenza mutua e di scambio di informazioni e di comunicazione con gli operatori e gli stati membri e gli altri stati membri.
come gli stati membri delle imprese e degli operatori. E questi strumenti saranno inseriti in un nuovo sistema informativo delle autorità nazionali e lo strumento per gli operatori è l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMA. E quindi oggi la sessione sarà dedicata proprio alla spiegazione di come funziona questo portale, di come è progettato il portale e come può essere utilizzato e dovrebbe essere utilizzato. Quindi probabilmente sapete che siamo anche riusciti ad adottare la scorsa settimana, il 9 di dicembre, la regolamentazione di implementazione per quanto riguarda le funzionalità di interconnessione IMEI che è progettato in linea con le regolamentazioni di implementazione adottate il 9 di dicembre dall'Unione Europea. Quindi questo è il contesto della riunione, della sessione. Avrete letto nell'invito che questa riunione, mi sono dimenticata di dire che per poter agevolare la conformità abbiamo progettato lo strumento che nella fase finale di sviluppo sicuramente sarete pronti a utilizzare, a dispiegare questi strumenti prima dell'inizio del lancio del nuovo appunto contesto di distacco. Quindi ci siamo impegnati a sviluppare questo strumento e a renderlo il più intuitivo possibile per tutti voi e sono sicura che sarà pronto prima della deadline. E un'ultima cosa, le azioni di formazione. Abbiamo anche deciso di offrire a voi e alle autorità degli Stati membri delle sessioni di formazione per poter aiutarvi a familiarizzarvi con questo strumento. L'obiettivo della riunione di oggi quindi è presentarvi questa interfaccia pubblica connessa al portale per spiegarvi fase per fase come se foste degli utenti finali di questo portale, come utilizzare il portale e dopo questa formazione vi forniremo anche del materiale che potrete divulgare tra gli altri operatori dei trasporti stradali. Quindi avrete visto nell'invito che questa riunione rappresenta il primo passo verso questa iniziativa di formazione che in realtà è composta da tre passi e abbiamo quindi il progetto di formazione dei formatori e questo è racchiuso nel progetto di formazione degli operatori dei trasporti stradali e degli formatori degli operatori dei trasporti stradali perché riteniamo che sia più efficiente formare i formatori, creare questa pool di esperti che sarete voi per affinché possiate divulgare ulteriormente queste conoscenze agli operatori dei trasporti stradali negli Stati membri che utilizzano i tutorial video e gli altri materiali informativi che abbiamo preparato per voi nelle vostre lingue. Quindi questo è l'obiettivo e l'obiettivo della vostra presenza qua è imparare insegnare ad altri quello che avete imparato. Quindi la divulgazione dovrà essere il vostro compito successivamente, ma ci aspettiamo da voi che siate anche il punto di riferimento principale per le domande che potranno essere sollevate dagli operatori dei trasporti stradali in un momento successivo. Ovviamente ad un certo momento attiveremo anche un help desk per le domande tecniche, per le domande relative alla politica, alla legislazione, alla comprensione della legislazione e ci attendiamo che voi utilizziate appunto, questi punti di riferimento e se ci sono poi ovviamente domande ancora più complicate, ci contattiate anche attraverso la funzione di
posta elettronica dedicata. Ecco, quindi questo per quanto riguarda il contesto della vostra sessione oggi e la formazione in generale anche a gennaio. Quello che potrete aspettarvi da voi per quanto riguarda questa formazione, le formazioni di follow up, è che vi forniremo accesso a questo portale, all'ambiente non di produzione del portale, per poter provare voi stessi a utilizzare il portale, creare un account, creare una dichiarazione, modificare i dati della dichiarazione di distacco e così via. Poi vi forniremo anche la possibilità di inviarci un feedback, un feedback in cui condividerete le vostre esperienze di utilizzo di questo portale. E per aiutarvi a formare gli operatori nazionali, vi doteremo anche di video tutorial che spiegheranno passo a passo come utilizzare il portale. Saranno tradotti questi tutorial in tutte le lingue relative, saranno pubblicati su un singolo sito web a cui potrete anche avere accesso per altri materiali formativi, e questo avverrà più o meno a gennaio. Questi materiali infatti dovranno prima essere tradotti, prima di poter essere messi a vostra disposizione. Bene, spero che tutto ciò sia chiaro per quanto riguarda gli obiettivi di questa sessione di formazione, delle attività di follow up e le nostre aspettative, quello che potrete aspettarvi voi da noi. E credo che sia molto importante chiarire a tutti sin da adesso che questa iniziativa di formazione dovrà essere il più efficiente possibile, che la conoscenza relativa all'utilizzo del portale debba essere il più diffusa possibile tra gli utenti di tale portale. Bene, allora mi fermo qua e passo la parola alla collega Ines Maia che presenterà il background giuridico di questo portale. Grazie. Grazie Eva, salve, mi chiamo Ines Maia, sono funzionaria per le politiche della Commissione europea della DG Move. Sono stata coinvolta nello sviluppo insieme ai miei colleghi di questo nuovo strumento che dovrete utilizzare come parte delle nuove regole sul distacco degli autisti. Quindi sono qua per presentarvi queste nuove regole e questo strumento che abbiamo cercato di rendere il più intuitivo possibile per aiutarvi, ma allo stesso tempo facendo sì che fosse conforme alle funzionalità dettate dalla legislazione. Quindi, per quanto riguarda la mia presentazione, ci concentreremo sulle procedure e sugli step e sui requisiti amministrativi che le aziende dovranno soddisfare per in seguito all'introduzione della nuova normativa che sarà introdotta il 2 febbraio 2022. E durante questa presentazione parleremo intanto a tutte le vostre aziende, quindi affinché si possano mettere nei panni degli operatori e sappiano che cosa devono fare gli operatori a partire dal 2 febbraio. Bene, senza ulteriori indugi passiamo alla slide successiva, grazie. Allora, prima di entrare nel dettaglio, dei requisiti procedurali, volevo iniziare questa presentazione ricordandovi perché oggi abbiamo questa nuova direttiva e questi nuovi strumenti che sono stati messi in atto. Perché, come sapete, le regole sul distacco dei lavoratori, secondo la nuova direttiva 2000, si sono sempre applicate ai trasporti internazionali su strada, però in un secondo momento abbiamo visto il rafforzamento delle prassi da parte degli Stati membri che ha portato delle misure di coordinamento e a un maggiore carico amministrativo per le aziende, e per questo che la Commissione ha proposto una lex specialis sul distacco degli autisti di trasporto stradale che si
adatterà e applicherà al settore in cui lavorano e che ha portato all'adozione della direttiva 2020/1057 che tutti conoscete. Quindi vi ricordo ancora una volta la data di applicazione, che è il 2 febbraio 2022. Da partire da adesso gli autisti in distacco riceveranno la remunerazione degli stati membri ospitanti, ossia in cui svolgono le loro attività, ovviamente gli stati membri e le attività che sono disciplinate dalle regole sul distacco. Questo che cosa cambia per voi? Che avrete una applicazione e un'implementazione armonizzate di requisiti che dovrete soddisfare, ed è per questo che abbiamo sviluppato questa interfaccia pubblica connessa all'IMI che conterrà anche questo portale sulle dichiarazioni di distacco per potervi aiutare a conformarvi con tutto ciò che concerne la nuova normativa sul distacco degli autisti stradali, e avrete tutta una serie di requisiti amministrativi, quindi non sarà niente meno, niente più quello che presenteremo oggi. Per esempio, probabilmente sapete che in alcuni stati membri vigeva l'obbligo per le aziende di avere un rappresentante in quello stato membro dove l'autista era in distacco, quindi un rappresentante permanente e che parlasse addirittura la lingua di quello stato ospitante. Secondo questa nuova regola, questa nuova direttiva, non può essere così, non dovrà più essere così. Questo è un obiettivo molto importante che volevamo conseguire con la direttiva, ossia operare una distinzione tra ciò che può essere controllato presso il sito di partenza e quello di arrivo, perché e questo controllo bisogna che sia più trasparente possibile. Non si può chiedere all'autista di portare tutto l'anno con sé un numero troppo elevato di documenti, di contratti, di cedolini di paga, eccetera. Tutti questi documenti, grazie a questa nuova normativa, saranno inviati a posteriori. Scusa Ines, potresti fermarti un attimo? C'è un problema di traduzione simultanea, cerchiamo di intanto di risolverlo. Per favore, vi chiediamo di scegliere la lingua che richiedete sotto la funzione. Credo che adesso siamo a posto. Grazie Ines. Mi scuso per l'interruzione. Bene, allora riprendo dall'importanza di distinguere tra i controlli sulla strada e i controlli presso i locali. Dimmi pure se c'è ancora un problema. I hear Dutch. I hear now Dutch under English. Yeah, apparently there's also an issue with English. Yes. Please give us just 30 seconds to fix the problem with technicians. Okay, just a second. I will confirm shortly when the problem is solved. Dear Ines, could you also choose English on your computer? Of course, yes. Okay. I wait just for a confirmation that everything is set, and we apologize for those technical problems. They sometimes happen, unfortunately. With a lot of languages, it might happen. Okay.
Okay, I think we're set. Could we just make a check when you start speaking? Say a few okay. words. Yeah, but maybe I will take this opportunity to thank the interpreters for all their hard work with all these technical languages they have to translate. Let's see if that works. Yes, I heard perfectly everything in English. I think other languages worked as well. This is the feedback that I keep receiving. However, should there be any problem for the other languages, please immediately write something in chat, okay? I mean, it's a message to all our participants. Should you not hear your language, the one that you chose, please write it in chat, okay? Thank you very much. And I think we're ready to start. Preferably write it in English, as we don't speak seven languages yet. Okay. Yes. Okay, thank you very much. Ines, please, restart. Great. So I will go back to this last point about how important it was also for these neurons to really distinguish between what can be checked at the roadside and what can be checked at the premises, or let's say a posteriori via exchange of documents between the company and the host member state. Why? Because it's really important to make roadside checks as efficient as possible. And this is why you cannot ask drivers to have a bunch of documents with them all year round about remuneration, pay slips, employment contracts. And those documents to check that the drivers have been paid for remuneration of a host member state will be exchanged via the interface, this EU interface for posting declaration that we created. Next slide, please. So what is... Okay, apparently there's an issue with Italian translation in the chat. Shall I stop again, Ivona? Let me check with our technicians. Okay, it seems a global issue for Italian. Okay. Does our Italian interpreter hear us to intervene? We can say something. Yeah, let's see if the translation works. Okay. Could someone from the Italian booth take the floor? I nostri interpreti italiani, per favore. Okay. Okay, thank you. Okay, should be set by now. Okay, we apologize once again. Hopefully this will not happen again. Please, Ines, restart. Bene, allora riprendiamo. Quindi prima di entrare nel dettaglio delle varie step che dovrete soddisfare per quanto riguarda il distacco degli operatori dei trasporti stradali, devo chiarire alcune cose affinché tutto sia chiaro. C'è questo IMI, che è questo sistema informativo per il mercato internazionale, questa nuova interfaccia pubblica collegata a questo IMI, quindi per questo portale per la dichiarazione di distacco. Per voi come aziende è molto importante avere questa interfaccia pubblica, perché appunto sarà sostituita, potrete
utilizzare la dichiarazione per il distacco dei vari operatori degli stati membri e vorrei insistere sul fatto che questa interfaccia è riservata solo agli operatori gli operatori di trasporti stradali, quindi gli stati membri. Prima di sottoporre le informazioni a determinati stati membri, dovrete inserire le informazioni qua per quanto riguarda i vostri conducenti, le aziende e la sicurezza. E poi avete anche un altro strumento per gli stati membri. Uno strumento che è un LIMI e che è riservato appunto solo agli stati membri, e vorrei insistere. Sul fatto che queste informazioni sono visibili solo da voi negli stati membri e le aziende non possono vedere cosa c'è nel... E la stessa cosa si applica alle autorità. This information is secured and the road operators cannot see that. So you see two parallel channels that communicate between each other, because this interface can communicate with IMI and IMI can communicate with interface, of course, but totally private on both sides. Ok, next slide, please. Slide successiva adesso. Okay, so now we are... Bene, quindi adesso siamo nell'applicazione delle regole di distacco. Cosa vuol dire esattamente? Passiamo alla slide successiva. Okay, so, bene, quindi siete un'azienda e dovrete procedere al distacco dei conducenti in uno stato membro. Cosa fare? Come ben sapete, avete un obbligo per poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità di uno stato membro cui il conducente appunto viene distaccato. Quindi innanzitutto bisogna prendere in considerazione diciamo l'inizio del distacco, quindi non è possibile inviare una dichiarazione dopo il distacco o durante lo stesso. Il tutto deve avvenire prima dell'inizio del distacco stesso. Dovete utilizzare un'interfaccia pubblica multilingue collegata al LIMI. Di questo ne abbiamo già parlato, e poi qui noterete appunto che parlo di una interfaccia pubblica multilingue che è disponibile in tutte le lingue dell'Unione Europea, quindi sarete in grado appunto di compilare tutte le indicazioni nella vostra rispettiva lingua e anche di comunicare con i responsabili degli stati membri nella vostra lingua. Dopodiché riceverete i vostri messaggi che verranno tradotti automaticamente nella lingua selezionata. Poi, per quanto tempo dovete fare? Qual è, diciamo, il periodo, l'asso di tempo minimo e massimo? Sicuramente potete presentare la dichiarazione per un minimo di un giorno fino a 6 mesi. Quindi questo vuol dire che se sapete che il vostro conducente nei mesi a venire sarà svolgerà delle attività in alcuni stati membri, allora a quel punto potrete inviare questa dichiarazione per 6 mesi.
Quindi in questo modo siete appunto coperti e rispettate i requisiti di avere appunto un distacco valido per quel conducente in uno Stato membro. Una dichiarazione sicuramente molto importante è che riguarda un conducente per Stato membro, quindi non è possibile avere diversi conducenti in una dichiarazione di stacco per il fatto che in quanto operatori avete l'obbligo di aggiornare la dichiarazione di stacco, non potete invalidarla con delle informazioni inesatte. Quindi uno con una dichiarazione per conducente, per Stato membro, quindi, e la dichiarazione può essere poi duplicata. Quindi vedrete poi nella presentazione successiva che una volta che si ha una dichiarazione e quindi sapete che il conducente verrà distaccato in Germania nello stesso periodo di tempo e a quel punto avete già indicato, presentato la dichiarazione per la Francia, potete recuperarla, potete utilizzarla e cambiare semplicemente il nome dello Stato membro, inserire per esempio la Germania e consegnarla. Quindi non dovete compilare diciamo nuovamente tutte le informazioni da zero. Avete la possibilità di poter duplicare questa dichiarazione, che sicuramente è molto più senso. Quindi spesso ricevo delle informazioni, diciamo delle domande in tal senso. Ripeto, non bisogna scrivere sulla dichiarazione per ogni operazione che svolgerete negli stati membri. Non dovete indicare, ok, devo fare questa cosa in quella specifica città, in quel periodo o giorno. Assolutamente no. La dichiarazione è valida fino a 6 mesi. Questa è la soluzione più semplice, anche se sapete che magari sarete su quel territorio non so, per 4-5 giorni in quel lasso di 6 mesi, allora questa dichiarazione per annunciare che appunto invierete un conducente. E poi vi consigliamo di seguire appunto questo approccio di essere coperti qualora magari effettivamente il vostro conducente non stia svolgendo delle operazioni nei 6 mesi, ma per far sì effettivamente che abbiate il documento e in cambio di cambiamenti di programmi perlomeno insomma sia coperto. Inoltre ricevo spesso una domanda: cosa succede con i sistemi diciamo nazionali per quanto riguarda la Francia, qualora, non so, qualora in Francia oppure in Austria quindi bisogna dichiarare che i sistemi nazionali, per questi sistemi nazionali che utilizziamo fino ad adesso, in realtà non sono applicabili per il distacco di conducenti a partire dal 2 febbraio per il trasporto su strada. Lo strumento che dovrete utilizzare è questo portale e questo ve lo presenteremo successivamente, il che vuol dire che se avete quindi presentato oggi una dichiarazione che da qui a maggio sarà in nulla dal 2 febbraio. Dovrete poi inoltrare una nuova dichiarazione nel portale dell'Unione Europea. Quindi naturalmente eh,
dovrete, quindi non vi potranno chiedere di presentare una dichiarazione dal 2 febbraio, perché a partire dal 2 febbraio l'unica dichiarazione di distacco importante è quella che voi avrete inoltrato attraverso l'interfaccia dell'Unione Europea. Ok, quindi in quanto ZEN, quali sono le informazioni che dovrete, che siete tenuti a compilare quando avrete il vostro account? Quindi dovete indicare con l'identità, diciamo, dell'operatore, e la licenza comunitaria, se ne avete, quindi il numero appunto della licenza, ove necessario, tutti i dettagli e il, diciamo, tutti i numeri del vostro transport manager e anche i riferimenti di un'altra persona sempre nello stato membro, questo per consentirvi in un certo qual modo, se sapete che magari nella vostra azienda c'è un'altra persona che gestisce questa dichiarazione, allora potete inserire diciamo i riferimenti di quest'altra persona. E quindi qualora appunto si renda necessario doverla contattare. Quindi spetta a voi inserire queste informazioni, poi dovete indicare anche compilare le informazioni in merito all'identità del conducente. Questo lo si fa soltanto una volta, e poi naturalmente il profilo del conducente sarà salvato, e quindi bisogna indicare una data di inizio e del distacco, e questo lo si può fare per un periodo, diciamo, massimo di 6 mesi, e poi dovrete indicare le informazioni in merito al contratto di occupazione e la relativa legge applicabile. In aggiunta dovete indicare anche il numero della targa dei veicoli, la data di inizio e la data di fine del distacco, e poi i servizi di trasporto eseguiti. Sì, volevo dire qualcos'altro, ho dimenticato, magari lo farò dopo. Quindi diciamo, dovete indicare appunto la tipologia del servizio fornito, e ad esempio, non so, trasporto di merci e quant'altro. Quindi ad esempio, se il mio conducente polacco va dalla Francia e si reca in Germania, è necessario appunto avere tutte queste informazioni. Quindi il conducente viene quindi distaccato. Allora, a questo punto dovete sapere quali sono i documenti che dovranno essere poi eventualmente esibiti. In quanto operatore avete l'obbligo di far sì che il vostro conducente abbia a disposizione alcuni documenti, e il conducente ha anche l'obbligo di conservare questi documenti e di presentarli, di esibirli all'uopo. Per cui il conducente deve sempre avere la dichiarazione di distacco in formato cartaceo o elettronico, prova delle... quindi, diciamo, prova della registrazione del tachigrafo ed ancora prove delle operazioni appunto di trasporto. Andiamo alla slide successiva. Quindi il conducente adesso è su strada e viene controllato dalle autorità dello Stato membro. Cosa succede?
Durante il controllo su strada, il conducente esibisce la dichiarazione di distacco in formato elettronico o cartaceo unitamente a tutti i documenti di cui vi ho parlato precedentemente, vi incluse la registrazione del tachigrafo e poi ciascuna dichiarazione ha un codice. Questo codice QR viene appunto identificativo perché è un controllo in tempo reale dell'IMI e quindi l'ispettore potrà verificare la bontà e la, diciamo, l'autenticità della dichiarazione mostrata e quindi semplicemente facendo la scansione del codice QR sono in grado di poterlo verificare e quindi questo, a questo punto si verifica appunto l'autenticità, come dicevamo, di questa dichiarazione. Se è valida, quindi tutto andrà bene per voi, diversamente ci sono due possibili scenari. Quindi o se il codice QR non viene riconosciuto, allora vuol dire che la dichiarazione è falsa. Ma siamo sempre pronti a tutte le possibilità e poi un'altra cosa che si può controllare è che avviene la scansione del codice, questo, la dichiarazione è esistente, ma poi magari mancano delle informazioni che non sono state inoltrate durante nell'interfaccia, quindi è possibile raffrontare le informazioni e se ci sono delle discrepanze allora in quel caso si può capire appunto se il conducente poi potrà essere sanzionato. Quindi vediamo che per voi è molto importante avere una dichiarazione sempre super aggiornata e avete il diritto di poter, il conducente ha il ha diritto e dovere di presentare questa dichiarazione sia in formato cartaceo che in formato elettronico, non può rifiutarsi di esibirla. Questi entrambi i formati sono accettati e poi c'è una funzionalità che vi mostrerò, tale per cui è possibile inviare una mail direttamente al conducente per semplificare un po' la vostra vita. E poi nel terzo, come terzo punto, come terza fase, le autorità potrebbero decidere di inviare una richiesta di documenti all'IMI, attraverso l'IMI all'azienda per verificare che il conducente abbia ricevuto la giusta remunerazione per quel periodo di stacco. Adesso passiamo alla slide successiva. Quindi siamo davanti a questa interfaccia e riceviamo pertanto una notifica e vi è una nuova richiesta di documenti. Quindi cosa vi chiedono le autorità? Vedete che questa categoria apparirà nella vostra interfaccia. Quindi vi si potranno rivolgere tutte queste informazioni, le varie trascrizioni e quindi le registrazioni del tachigrafo e ancora le consignment notes, il CMRS, la documentazione relativa alla remunerazione del conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro, il timesheet e anche prove pezze giustificative del pagamento, quindi ricevute o quant'altro. Quindi questo è tutto ciò che le autorità potranno richiedervi, ma magari non tutte queste, magari soltanto alcuni di questi documenti. Quindi se non se vedete che questa che se non, non so, vi è un, se non vi è una
una richiesta in particolare di uno di questi, vuol dire che comunque le autorità sono soddisfatte di quello che hanno, dei documenti che hanno ricevuto e sono in grado di poter controllare e procedere con i loro controlli effettivi. Quindi potremmo chiedere, okay, quanto tempo potreste dire, quanto tempo ho a disposizione? Ci sono 8 settimane dal momento in cui ricevete la richiesta dei documenti fino all'esibizione degli stessi. Potrete inviare i documenti uno ad uno e se per esempio avete già tutte le registrazioni del tachigrafo, il contratto di lavoro e le buste paghe dei mesi precedenti, potete già inviare e poi potete aspettare l'emissione della cedolina, diciamo, del mese successivo e consegnarlo in fase successiva. Naturalmente le informazioni devono essere fornite prima della deadline delle 8 settimane. In caso di violazione di questa deadline oppure se presentate diciamo, soltanto una parte dei documenti, le autorità potranno richiedere assistenza alle autorità nazionali del vostro stato di appartenenza. In questo caso, quindi, le autorità nazionali vi notificheranno e e quindi appunto vi contatteranno sia via telefono oppure dovrete recarvi presso i loro uffici e inoltrare la documentazione necessaria e quindi richiesta. Slide successiva. Quindi le fasi successive. Come già anticipato, è importante che comprendiate bene questa interfaccia, l'utilizzo della stessa, che la possiate testare, e per noi è fondamentale ricevere un riscontro da parte vostra prima possibile, e in maniera tale che i nostri consulenti possano poi verificare tutti i vostri feedback. E come già illustrato, l'interfaccia sarà disponibile in largo anticipo, in maniera tale che potrete poi caricare tutti i dati relativi, quindi sarete in grado di poter inserire una lista dei conducenti che avete, che lavorano per voi in azienda, potrete creare le dichiarazioni di stacco sotto forma di bozza, quindi sapete che ad esempio quel conducente lavorerà e sarà distaccato in alcuni paesi, ma magari non siete in grado di farlo entro il 2 febbraio 2022, allora potete inoltrare la dichiarazione, perché naturalmente vi è un obbligo giuridico a partire dal 2 febbraio che non vi consentirà di inoltrarla prima di quella data, perché altrimenti non sarebbe valida e quindi non avrebbe senso. Quindi dal 2 febbraio dovrete spingere sul pulsante e tantissime persone lo faranno tutte allo stesso tempo. Quindi avete dei video tutorials con sottotitoli in 24 lingue sull'utilizzo dell'interfaccia e abbiamo
Creeremo una pagina dedicata con tutti i link necessari e pertanto ci sarà altresì anche un help desk disponibile e nella pagina dedicata indicheremo le domande e le risposte più frequenti che potranno essere di vostro interesse, quindi sarà un unico punto centrale di informazione e vi suggeriamo appunto di visitare questa interfaccia, di seguire i tutorials e la pagina dedicata e di contattare eventualmente l'help desk. E non dimenticate naturalmente di formare i vostri membri e di condividere il più possibile tutte queste informazioni che mi auguro possano essere interessanti e rilevanti per appunto per voi. L'help desk sarà disponibile per tutti gli stati membri e vi invito ancora una volta e quello che voglio indicarvi quest'oggi è poi seguirà anche una comunicazione che dovete assolutamente formare i vostri membri e cercate di condividere tutte queste informazioni rispetto a questo nuovo strumento. Vi ringrazio molto per l'ascolto. Rimango a vostra disposizione per eventuali domande e grazie del vostro cortese ascolto. E adesso passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno Nicholas Richter dal Digit. Chiediamo anche di interrompere la condivisione dello schermo per la parte precedente così che questo relatore potrà condividere il suo schermo. Grazie mille, grazie per avermi invitato. Credo che questa dimostrazione sarà abbastanza intensa, durerà 45 minuti, un'ora. Spero che abbiate con voi il vostro caffè perché non mi fermerò durante la presentazione. Se avete delle domande, tuttavia, potete scriverle nella chat e vedremo queste domande dopo la presentazione. Cercherò di parlare chiaramente e lentamente così che gli interpreti possano seguirmi e spero di poter essere esaustivo e comprensibile. E adesso faccio la condivisione del mio schermo. E iniziamo. Allora, dovreste vedere la pagina di destinazione. Sì, la vediamo, grazie. E ti sentiamo anche bene, grazie. Allora, vedete la pagina di destinazione dell'applicazione, che è in pratica la pagina che viene aperta, che si apre cliccando sul link che vi sarà comunicato dopo il webcast. Questa pagina in pratica spiega l'ambito e l'obiettivo dell'applicazione e ci sono delle istruzioni. È disponibile in varie lingue, potete scegliere il menu linguistico e selezionare la lingua che desiderate. Abbiamo qui la versione in francese, possiamo anche passare alla versione in ungherese, purtroppo la traduzione non è ancora disponibile, ma sarà disponibile prima del go live. Allora, le due principali opzioni che avete qua sullo schermo sono il pulsante blu per creare un account, quindi questa è la prima cosa che dovete fare come azienda, quindi dovete creare un account dell'azienda. Solo una persona in azienda può, non è possibile, scusate, registrare due volte la stessa azienda, quindi deve essere univoco l'account aziendale. Questo invece è il pulsante che dovete utilizzare una volta creato l'account e semplicemente per accedere all'account già creato. Quindi abbiamo effettuato questo distinguo tra account aziendale e account utente, quindi l'account utente è il vostro account personale. Voi come individuo potete essere membro di più account, per esempio se ci sono varie consociate o varie filiali o mettiamo che siete un'agenzia con più account, questo non è un problema. L'unica limitazione esistente è
l'account aziendale, un solo account per ogni azienda. Vedremo questo processo durante la dimostrazione. La prima cosa da fare è creare un account, quindi clicco su crea account, appare una liberatoria, è un disclaimer, allora bisogna fare prima di tutto il login che viene utilizzato nelle applicazioni della Commissione europea, e questo login può essere anche utilizzato per altre applicazioni. E vi spiego questo processo. Allora, prima continuiamo qui. Quindi sarete rinviati al login UE, in cui potrete inserire il vostro indirizzo email. Io voglio effettuare qui il login con un account di prova, ok? Tanto per dimostrarvi cosa succede. Quindi faccio il login con questo email da un John, che è ovviamente un'email, diciamo, solo così, di prova, fasullo. Allora, questo vedete che questo account era già stato creato quando io ho effettuato il login, infatti non ho dovuto crearlo io. Devo inserire la password. Se l'account non è ancora stato creato, cosa bisogna fare? Vi dimostro cosa si fa. Allora, faccio il login, per esempio, con un altro account. Diciamo che questa è la prima volta che cercate di effettuare il login. Il sistema non riconoscerà, non vi riconoscerà come utente, e quindi dovete compilare questo modulo, che sarà composto da il vostro nome, il vostro cognome, l'email che avete precedentemente inserito, dovete confermare quell'indirizzo email. Dovete scegliere la lingua di preferenza e dovete spuntare la casella. A questo punto il sistema creerà il vostro account. Questo richiede qualche minuto. Come parte di questa formazione, dal momento che non abbiamo tantissimo tempo, tornerò all'account precedente che stavo utilizzando, ma questo solo nell'interesse del tempo. Una volta fatto questo, praticamente il sistema vi invia un'email in cui vi consente di completare la registrazione. Allora, la casella di posta la controllo, vedo se non ho ricevuto la notifica perché magari ci vuole qualche minuto, continuo con l'account precedente, altrimenti posso vedere se magari la notifica arriva subito. Normalmente richiede 1-5 minuti la consegna di questa notifica. Ma non abbiamo 5 minuti a disposizione ai fini di questa formazione, quindi purtroppo non ho ancora ricevuto niente. Quindi ricomincio facendo il login con l'altro account che diciamo è già stato creato. Quindi avrete ricevuto l'email presso la vostra sede e continuate con la registrazione. Arriverete al modulo. Faccio quindi il login. Scusate. Dovete ricordarvi la password. La password viene gestita all'interno dell'applicazione di accesso dell'UE, non ha niente a che fare con questa app Mobility. Se non vi ricordate la password, dovete cliccare sul link per ripristinare la password, riceverete un'email che vi consente di generare una nuova password. Adesso sono autenticato.
e arrivo a questa pagina, che è la schermata che avreste dovuto vedere nel tentativo precedente quando richiedevo la conferma della creazione dell'account. Il login UE è praticamente composto dall'informazione che ho inserito nella schermata precedente. A questo punto siamo sulla dichiarazione di distacco per i trasporti stradali e siamo autenticati come l'utente John Doe. E quindi ho effettuato l'accesso e sono loggato. Continuo, posso anche modificare le mie credenziali, posso aggiungere un numero di telefono, continuo a questa schermata che è la schermata che dovrete utilizzare per creare l'account aziendale. Quindi ci sono quattro parti richieste, le prime due sono relative all'azienda, quindi creo l'account aziendale. La mia azienda si chiama Transatlas, ha un indirizzo email, translatas.mail.com. Allora, copia certificata, numero licenza comunitaria, e possiamo inserire qua il numero di licenza comunitaria. Ricordatevi che questi campi devono essere univochi, devono essere ben controllati durante la creazione. Se avete qualsiasi dubbio su questi campi e non sapete cosa inserire, contattateci e vi diremo cosa inserire. Non inserite 0000 perché questo codice funzionerà solo una volta, la volta successiva che effettuerete il login non sarà accettato. Poi, numero di registrazione presso la presso la Camera di Commercio delle imprese e il numero di partita IVA. Il paese di registrazione, io metto il Belgio nel mio caso. Inserite l'indirizzo dell'azienda, il codice postale, la città e anche qui selezioniamo il paese. Poi, queste due parti riguardano il responsabile trasporti, quindi io numero di telefono, allora certificato di abilitazione professionale e il paese che ha messo il certificato di abilitazione alla professione, poi il mio indirizzo personale. Mettiamo la città che si trova in Belgio e questo è quanto, quindi continuando attivo l'account aziendale. Quindi se conoscete già le informazioni che dovete inserire, il processo sarà molto rapido. Nel frattempo ricevo una mail che mi dice che l'account è stato creato e qui ho un promemoria delle azioni successive. Quindi prima di mandare dichiarare il distacco del conducente, dobbiamo appunto registrare il conducente. Allora, continuo. L'applicazione si carica per la prima volta. Questa schermata ci torno dopo a questa schermata, è una schermata che in realtà non dovremmo vedere a questo punto. Questa è una schermata che si vede quando sono state create già varie aziende all'interno del sistema.
abbiamo iniziato con un account che non ha mai fatto l'accesso all'applicazione prima e quindi ci tornerò dopo questa parte. Questa è la pagina home dell'applicazione. In pratica si vede un dashboard che si svilupperà, che cambierà man mano che io vado avanti con la creazione del mio account aziendale, in particolare per quanto riguarda l'elenco dei conducenti, le dichiarazioni e le richieste di documenti. Abbiamo anche delle scorciatoie sul dashboard per arrivare più rapidamente a queste sezioni dedicate. Il portale è molto intuitivo, come potete vedere ci sono varie barre, c'è una barra del menu a sinistra con icone che potete anche identificare con il nome se ampliate il menu e potete continuare. Quindi una volta che riconoscete le icone e che avete preso più familiarità con queste icone, potete nascondere i nomi delle icone. Anche il banner è molto semplice, c'è il nome dell'applicazione e qui avete il vostro profilo con il vostro login se dovete modificare. Per quanto riguarda questa icona potete appunto cliccare su questa icona, questi sono il nuovo utente che ho inserito precedentemente. Tutti gli utenti nel sistema saranno amministratori dell'account, quindi avranno pieno accesso, completo accesso all'account. Posso modificare la lingua dell'applicazione, questo si può fare con tutte le funzionalità che saranno tradotte in 24 lingue, le traduzioni sono ancora in corso, il lavoro di traduzione è ancora in corso. E adesso passo alle varie opzioni, quindi abbiamo, come ho detto, 6 indicatori sulla pagina. Questi indicatori sono sufficienti per la vostra attività. Abbiamo tutti gli elenchi delle dichiarazioni che sono state inviate, abbiamo la lista delle dichiarazioni che scadranno al massimo fra 7 giorni, quindi se si vuole estendere, rinnovare una dichiarazione o prorogarla, si ha una settimana di tempo per farlo. Se volete lasciare la dichiarazione appunto scaduta qui va bene. C'è anche un elenco di tutte le dichiarazioni scadute appunto che non sono state rinnovate. Abbiamo un elenco di nuove richieste di documenti per cui le autorità competenti dello Stato membro chiederanno delle informazioni e avremo anche un caso dimostrativo in cui dobbiamo fornire queste informazioni. Abbiamo qui una sezione che vi dice che abbiamo ricevuto la richiesta di documenti, ma che abbiamo ancora 2 settimane per fornire questi documenti prima che la richiesta sia considerata scaduta e vi ricordo che avete appunto 2 settimane di tempo. Vi consiglio in realtà di rispondere il prima possibile alle richieste di documenti perché più tempo fate passare più documenti dovrete fornire e vi mostro questo anche dopo più tardi nel mio esempio. Queste sono le richieste scadute, ossia quello che succede se non si risponde alle richieste entro la scadenza. Secondo il regolamento, l'autorità è coinvolta in base al paese di distacco. Quindi il paese in cui distaccate il vostro conducente potrà intervenire richiedendo appunto questi documenti o prendendo delle misure. In questo menu abbiamo accesso all'account. Quindi effettivamente qui possiamo rivedere tutte le informazioni correlate alla vostra azienda. Potete anche modificare questi dati, potete apportare delle modifiche ai dati, potete correggerli, qui potete indicare il vostro indirizzo, per esempio ho commesso un errore perché Bruxelles
Non abito a Bruxelles, magari o abito in prossimità e quindi scrivo la giusta località, cambio il codice postale. Siete obbligati a inserire le informazioni aggiornate, perché diversamente, appunto, comunque, questo è veramente un obbligo da parte vostra e vedete, bisogna sempre tenere aggiornata l'anagrafica per poter essere eventualmente contattati con salvo le informazioni. Allora, verifico se i cambiamenti sono stati apportati e poi abbiamo quindi tutte le indicazioni, tutta la, diciamo, lo storico delle indicazioni e dei cambiamenti che sono stati apportati. Quindi è possibile sempre controllare qui in questa parte, per esempio, se delle informazioni sono cambiate. Qui abbiamo cambiato la città da Bruxelles Anderlecht, abbiamo cambiato anche il codice postale da 1000 a 1070. Bene, allora qui abbiamo l'indicazione appunto dei dettagli dell'account, ci sono delle informazioni fondamentali qui. Abbiamo tutta un'indicazione delle varie notifiche, quindi ad un certo punto vedete che il sistema le riconosce, quindi i colleghi saranno in grado di poter controllare e monitorare tutte le attività dell'account cliccando su questa campanella. In ultimo abbiamo anche una sezione di supporto, di help, e con una guida utente corredata da 7 video e che spiegano un po' quello che stiamo facendo anche adesso. Vi mostrerò adesso i vari argomenti e come poter modificare e gestire l'account, come inserire la dichiarazione dei conducenti e gli altri video. In basso avete le domande che vengono rivolte di sovente, c'è la possibilità di poter revisionare le risposte, potete cliccare quindi sulla domanda e dovreste avere accesso anche alle relative risposte. In fondo alla pagina abbiamo le preferenze da un punto di vista giuridico, abbiamo i contatti del desk ed ancora l'help desk vi fornirà supporto qualora le risposte non siano esaustive per voi. A questo punto passerei alla parte successiva. Nel sistema adesso potete vedere le due notifiche qui, una che indica il fatto che mi sono collegato al portale e poi anch'io ho apportato una modifica e ho cambiato il profilo della società. Questo è un quindi diciamo che mi consente di avere lo storico di tutte le attività. Qui possiamo notare che abbiamo un collaboratore, ovviamente non posso cancellarmi, quindi perlomeno ci deve essere un utente per account nel vostro account aziendale e quindi qualcuno sta effettivamente, deve essere poi responsabile dell'elaborazione della preparazione della richiesta. Poi abbiamo questa sezione qui che viene utilizzata per invitare gli utenti, possiamo popolare la lista e poi ritornare con delle spiegazioni successivamente. A questo punto decido di invitare, non so, la mia collega che ha questo indirizzo di posta elettronica. Creiamo
diversi inviti in maniera tale da potervi mostrare varie funzionalità. Potete decidere la lingua della notifica da inviare appunto ai colleghi. Non ho specificato precedentemente che tutte le azioni si trovano sempre nella parte destra del vostro schermo, come vedete. Quindi abbiamo invitato una collega, adesso ne invitiamo un'altra, invitiamo Tommy. Inviamo un altro invito. Gli indirizzi di posta elettronica ovviamente devono essere validi. Ogni volta che c'è un messaggio di conferma dovete cliccare su sì. Adesso aggiungo un altro indirizzo di posta elettronica per inviare un altro mio collega. Quindi devo utilizzare le mail che ho già inserito precedentemente. Quindi possiamo cliccare qui su questo sistema per accedere e inviare una nuova email che comparirà su in alto qui in questa lista. Quindi abbiamo lo status di invio. Quindi questo è stato processato, possiamo vedere anche l'evoluzione di questa tabella che si compone di varie opzioni, lo status, le azioni, abbiamo l'impaginazione e poi giù in basso abbiamo altre informazioni. Ci sono sei voci in questa lista. Posso modificare la visualizzazione degli stessi, posso passare ai dati del collega successivo, posso visualizzarli tutti insieme aumentando il numero qui in questo menu a tendina da 5 per esempio a 10 e poi posso correggere un invito se magari commetto un errore, posso procedere con la conferma. Quindi questa è una funzionalità importante, ovvero se non c'è l'opzione di indicare una ricerca, potete ricercare in questo caso ciò che desiderate e poi qui avrete una lista oppure potreste anche indicare una parte della mail, per esempio, non so, il dominio, vedete, gmail.gmail o gmail.com, allora a quel punto posso recuperare i miei 5 indirizzi di posta elettronica. E spero che abbiate compreso il processo. Torno adesso al profilo utente, vedo ancora c'è un unico utente, nessuno ha ancora accettato l'invito e se avrò del tempo vi mostrerò effettivamente come procedere successivamente. Questo è molto simile a quello che ho fatto precedentemente, quindi ci sarà, riceverete un link via email, dovete cliccare su questo link, arriverete ad un'applicazione, dovete registrarvi con il vostro login, dovete confermare il vostro profilo e poi arriverete qui su questa home page.
A questo punto direi di passare alla quarta sezione. Ci sono delle domande sul ruolo degli utenti invitati. Non so se desideri rispondere magari a questi. Tutti gli utenti sono amministratori dell'account, quindi siete responsabili di invitare le giuste persone, possono fare tutto, possono invitarvi, possono anche cancellarvi. Quindi magari non so se siete voi siete comunque responsabili della gestione dei dati personali e dell'account e dovrete poi eliminare anche quei dati non più necessari, se magari non so, un conducente va in pensione, eccetera. E le informazioni devono essere sempre debitamente corrette e aggiornate. E ancora una volta ho spiegato quando abbiamo visitato il mio profilo, qui abbiamo tutti i dettagli relativi all'utente. Per quanto riguarda i conducenti, vedete, riconoscete la stessa tabella, le stesse colonne predefinite che abbiamo indicato poc'anzi e avete due pulsantini su in alto. Quindi dovete inserire manualmente le varie informazioni richieste. Avete la possibilità di inserire un numero di riferimento interno, che sarà un numero all'interno del vostro database che potrete appunto utilizzare per, non so se volete poi cambiare le richieste o quant'altro, ma ad ogni modo è una sorta di numero appunto di riferimento. E poi vedete, potete indicare il nome, il cognome, data di nascita, indirizzo di posta elettronica, tutti i dettagli relativi a quel determinato conducente. Il mio conducente, per esempio, si chiama Yonut. In realtà dovrebbe esserci una Z qui. Che non viene riconosciuto come carattere latino e quindi Yonut non viene accettato dal sistema in quanto nome latino valido. Allora mettetevi adesso nei panni di chi deve controllare i dati. Questo sembra essere un T effettivamente, ma ci sono delle lingue che hanno dei caratteri che non esistono in altre lingue e alle volte è piuttosto difficile. Ecco, quindi ciò che vi consigliamo di fare in realtà è di indicare il nome non latino, vedete qui nel campo, e poi qui potete indicare l'equivalente con i caratteri latini applicabili. Quindi vedete, ho trasformato la Z in T, continuo con il suo cognome, Deca, per esempio, che viene accettato dal sistema, dopodiché procedo con la data di nascita, non so, il 17 luglio del 1993 e ok. Indichiamo il numero della patente. È la scheda conducente che si compone di 16 caratteri e quindi se non li inserisco tutti ovviamente ricevo una notifica che mi informa che bisogna inserire gli altri numeri. Ok, questo è un codice valido. A questo punto indico il numero del documento, metto una data, inserisco una data di emissione. Ok.
Abbiamo il calendario, inserisco una data di scadenza. Questa data di scadenza è obbligatoria. Alcuni documenti non hanno data di scadenza, non ci sono dei vincoli. Fatta eccezione appunto per in questo caso invece questi dati sono l'inserimento dei dati obbligatori. Quindi il mio conducente è rumeno, ragione per cui inserisco l'indicazione del paese di provenienza unitamente all'indirizzo, al codice postale, alla città e al paese. Il contratto è partito il primo dicembre sulla base della legge vigente in Belgio. Quindi qui abbiamo delle informazioni che dovranno essere caricate sui conducenti, vi è un template, potete quindi scaricare questo template e poi riceverete un file in Excel. Okay. Bene, questo è il file in Excel che poi dovreste scaricare. Vedete, questo è un esempio e vi consente di visualizzare appunto i dati che poi dovranno essere inseriti. Quindi qui abbiamo le varie colonne, il nome tecnico, poi l'attribuzione, quindi il significato, per esempio il numero di riferimento interno, poi la modalità se obbligatoria o meno, ed ancora il format e le regole per la data. Vedete, bisogna inserire prima l'anno, poi il mese e il giorno. Se volete utilizzare questo template dovete poi rimuovere tutti i tab non necessari, ma la versione finale vi consentirà di importare i dati. I dati dovranno essere caricati qui in questa sezione del template, quindi vi mostrerò un documento che ho predisposto. Adesso solitamente, ecco, creo adesso, verifichiamo come opererà il sistema sulla base di questo documento. Quindi effettivamente qui abbiamo dei conducenti, abbiamo settato il sistema in maniera tale da caricare 2700 conducenti. Se ne avete magari di più rispetto a questa cifra, fatecelo sapere in maniera tale da aumentare la memoria del sistema. E vi mostrerò adesso, vedete, il format della data che deve essere seguito. Adesso salvo questo documento, poi potete selezionarlo con il browser e vedete, ho commesso due errori e mi dice che innanzitutto
l'indirizzo di posta elettronico non risulta essere corretto e la data è stata inserita in maniera scorretta. Quindi vedete, ricevete una notifica. A questo punto vado a correggere i due errori. Quindi siamo partiti con più, diciamo, con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia. A questo punto apporto le necessarie modifiche che mi sono state notificate. Scusate il bisticcio di parole. Inserisco quindi la data seguendo il format richiesto, il giusto indirizzo di posta elettronica e procedo a salvare. Quindi vedete, non ci sono ulteriori errori. Quindi scelgo il documento, lo seleziono, questa volta i dati sono stati tutti inseriti con successo e posso iniziare a caricare il file. Ha riscontrato 21 conducenti. Quindi dovete, solitamente, quindi faremo del nostro meglio per poter aumentare il numero dei conducenti da poter inserire. E adesso andiamo per esempio su questa schermata per avere accesso ai dati di alcuni conducenti, nel particolar modo questo conducente rumeno. Quindi abbiamo preparato la dichiarazione. Cos'altro voglio dirvi? Che in realtà potete anche eliminare il profilo dei conducenti con i quali non lavorano più con voi, anche nel pieno rispetto della GDPR, e poi dovete avere qui su questo sistema soltanto i dati necessari e non potete naturalmente avere troppi dati sensibili di personale che non lavora più per voi. Una volta che la persona è stata distaccata, non potete eliminare il profilo fino a un anno successivo, perché il tutto è soggetto a verifiche. Quindi la registrazione del conducente deve rimanere per un anno e voi siete responsabili inserire e conservare i dati di quel determinato conducente per un anno. Possiamo andare alla sezione adesso dichiarazioni. Quindi abbiamo qui inseriamo, verifichiamo lo status e poi ancora, non so, sotto forma di bozza oppure se è scaduto, nel senso che il periodo di distacco è stato completato. Indichiamo ci possiamo concentrare su un driver, su un conducente specifico oppure sull'operazione, sulla tipologia di trasporto e nonché la data di inizio e la data di fine del distacco. Creo quindi un'unica dichiarazione, questa è la parte più importante da prendere in debita considerazione. A questo punto ci sono pochi elementi da definire qui a schermo. In prima battuta dovremo scegliere il paese del distacco e quindi, non so, la Spagna per esempio, e inizio con selezionare la data di distacco e la fine dello stesso, diciamo da qui a 2 mesi, la fine di febbraio.
Il calendario mi aiuta e indica il numero di mesi di stacco per un periodo totale di 6 mesi. Il calendario ovviamente vi aiuta a selezionare la giusta data e evitare di commettere errori. Poi indicate la tipologia dell'operazione. Quindi il trasporto di merci, in questo caso indichiamo la targa dei veicoli che verranno utilizzati. Ci sono delle domande se possiamo importare o meno, ci sono varie discussioni e considerazioni riguardo all'importazione. Immaginate di gestire un migliaio di veicoli e dovete individuare la targa tra migliaia di veicoli che sarà poi l'equivalente. Quindi diciamo che sulla base delle vostre raccomandazioni e le discussioni che abbiamo avuto, abbiamo deciso di non implementare questa funzionalità e abbiamo introdotto 4 targhe e poi inserisco il nome del conducente. Quando selezionate il conducente, tutti i dati vengono selezionati. Vedete, vengono recuperati tutti i dati. Dati relativi al transport manager, all'indirizzo, la persona da contattare. Se potete anche indicare un uguale al transport manager. Vedete, quindi in 10 secondi avete creato questa dichiarazione di stacco. Questa ancora è una bozza. Potete visualizzarla anche in questa modalità e potete quindi sottoporla all'attenzione delle autorità competenti. Quindi preponiamo la dichiarazione, verrà sottoposta alle autorità, presentata alle autorità competenti. Bene, quindi potete notare il cambiamento dello stato. Adesso è stata inoltrata, come ben vedete. Adesso vi mostrerò come poter procedere con il distacco del mio conducente verso due destinazioni differenti. Questo è qualcosa che stiamo sviluppando. Possiamo quindi copiare i dati, replicarli in quest'altra schermata, vedete? Quindi creiamo la dichiarazione, copiamo i dati già creati e cambiamo semplicemente il paese di stacco, quel paese verso il quale appunto effettuerà il distacco. Piuttosto che la Spagna, magari scriviamo, non so, indichiamo il Portogallo. Quindi modifichiamo la località, il paese e confermiamo l'inoltro della dichiarazione. Adesso ho due dichiarazioni, uno per la Spagna, uno per il Portogallo, ancora sotto forma di bozza che ci accingiamo a inoltrare. Bene, adesso ho due dichiarazioni. In Portogallo magari il mio conducente dovrà lavorare per un determinato periodo, posso aprire questa mia dichiarazione e vedete, posso visualizzare la dichiarazione e altresì posso apportare anche delle modifiche. Adesso proverò a mostrarvi, quindi la apro nuovamente, copio la dichiarazione, qui trovo tutti i dettagli. Adesso selezioniamo sempre lo stesso paese, lo stesso periodo, piuttosto cambio il numero del conducente.
Quindi devo semplicemente modificare il numero del conducente senza apportare ulteriori cambiamenti alla dichiarazione. Quindi automaticamente tutti i dati vengono recuperati relativamente a quel conducente e posso procedere all'inoltro della dichiarazione. Adesso ho una terza dichiarazione che posso quindi inoltrare. Ho inviato tre dichiarazioni, ne creo un'altra così per pratica, questa volta copio i dati, quindi però voglio distaccare una persona in Ungheria, cambio il periodo di distacco, sarà dopo il ritorno di Jonut, e quindi utilizzerà il camion di Jonut, lavorerà da marzo a giugno, so che farà trasporto internazionale, cabotaggio, trasporto merci, e utilizzo gli stessi dati del veicolo del mio collega Jonut, posso anche cambiare il nome del conducente, ovviamente, ma questa volta lo tengo. Questa volta però non lo invio, lo tengo come bozza, quindi nessuno vedrà questa dichiarazione a parte i miei colleghi, nessuna autorità competente vedrà che ho preparato questo distacco, e ancora in versione bozza è visibile solo per gli account. E se si apre una dichiarazione già inviata, si vede che la dichiarazione è stata modificata con l'inserimento di un QR code che contiene questo numero di dichiarazione univoco per la dichiarazione e anche una chiave di sicurezza che evita, che impedisce le violazioni da parte di malintenzionati, e quindi solo la persona che ha questo codice appunto può accedere ai contenuti della dichiarazione. Quando scansioniamo questo codice arriviamo in pratica alla versione digitale della dichiarazione, se si modifica qualsiasi cosa su questa dichiarazione ovviamente questo viene poi rilevato anche alla scansione del codice del QR code. Vi mostro come stampare la dichiarazione, clicchiamo su Print Declaration, stampa dichiarazione, questo genera un documento PDF che apriamo, stiamo lavorando sull'aggiunta di un nuovo pulsante che consente di inviare la dichiarazione al conducente e che consente automaticamente di fare questo conoscendo l'indirizzo email del conducente con un solo clic. Il conducente vedrà questo, quindi il QR code, questo codice, la data dell'ultima modifica alla dichiarazione, quindi se siamo distaccati. Il distacco previsto da oggi fino a febbraio, a fine gennaio, però il conducente viene. Per esempio, fermato. E la polizia potrebbe vedere che è stato modificato qualcosa all'ultimo minuto e quindi potrebbe insospettirsi. Dovete sapere che la polizia può vedere quando la dichiarazione è stata cambiata l'ultima volta, ma non cosa è stato modificato. Dovete mantenere le informazioni aggiornate. Le informazioni consentono di identificare il conducente, la polizia quindi una volta che accede questo vede i dati del conducente, queste informazioni compresa anche l'azienda. E questo per quanto riguarda la scansione, poi vi mostro una dichiarazione già pubblicata, già inviata, quindi il conducente deve lavorare qui con un altro autocarro, quindi inseriamo la targa dell'altro autocarro per poter coprire le eventuali casistiche di controllo. E quindi la dichiarazione è già stata inviata, non c'è niente da fare, questo nient'altro da fare, il sistema terrà in considerazione questa creazione e modifica, normalmente bisognerebbe mandarla al conducente che dovrà avere l'ultima versione dell'app caricata sul telefono o sul computer, quindi normalmente
vedendo la data di aggiornamento sulla, alla scansione, questo dovrebbe coprire appunto le varie casistiche. Quindi questo, allora, Greg Grant in realtà non andrà più quindi a fare questo viaggio, quindi il viaggio è stato cancellato, allora elimino, anzi revoco la dichiarazione, attenzione, l'operazione è irreversibile perché la dichiarazione non esiste più, cioè se il conducente viene arrestato ai controlli doganali mostra la dichiarazione che è stata inviata, alla scansione si vedrà che però la dichiarazione è stata revocata, ritirata e quindi la dichiarazione non avrà più valore. Attenzione quindi a quello che facciamo. Scusate agli interpreti ma sto andando molto velocemente, purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione. Bene, adesso vi mostro un'altra cosa, andiamo sulla dichiarazione per la nostra unità e ci rendiamo conto che l'indirizzo del mio conducente non è corretto perché non vive a Bruxelles ma in un'altra città, quindi devo cambiare tutte le sue dichiarazioni, devono essere tutte aggiornate in modo che contengano le informazioni corrette. Allora vado su drivers, conducenti, trovo il mio conducente Jonut e modifico da lì le sue informazioni di contatto, quindi cambio anche il suo indirizzo e codice, anzi in questo caso solo il codice postale e la città Anderlecht. Con valido le modifiche e tutte le dichiarazioni che sono valide e in corso conterranno queste informazioni modificate automaticamente. Stessa cosa per il gestore trasporti o l'azienda di trasporti. Nel momento in cui si apportano delle modifiche, tutte le dichiarazioni in corso, non quelle scadute, ma quelle in corso, quelle future, rifletteranno queste modifiche, non quelle scadute. Quelle scadute conterranno le informazioni che avevamo inserito in passato. Vedete qua nei dati della dichiarazione che sono contenute anche le date delle ultime modifiche. Penso di aver coperto tutte le casistiche, possiamo revocare, eliminare creare una bozza di dichiarazione. A questo punto possiamo anche eliminare la bozza di dichiarazione semplicemente cliccando sul pulsante del cestino e confermando l'eliminazione. L'ultima cosa, possiamo anche modificare una dichiarazione aumentando il periodo di distacco di 2 mesi, quindi andiamo fino alla fine di aprile, salvo. Questo è quanto. Adesso torno alla schermata home che contiene il dashboard che una volta aggiornata diciamo richiede qualche minuto l'aggiornamento. Vedete che è possibile che temporaneamente non si aggiorni, ma ecco perché è un meccanismo push per una maggiore efficienza, quindi è possibile che le informazioni non siano riflesse subito. Comunque, quello che vedete qua è che ho ancora una dichiarazione in bozza, in modalità di bozza, non ho dichiarazioni che stanno per scadere, non ho dichiarazioni scadute. Ho ricevuto 2 richieste di documenti nel frattempo, mentre vi facevo la mia dimostrazione, le autorità nazionali competenti hanno rivisto tutti i documenti, normalmente non sono così veloci, e hanno richiesto altre 2 cose. Vedo su questo grafico che ci sono anche 2 richieste di documenti, abbiamo 2 dichiarazioni inviate, una ritirata e una in bozza, e qui abbiamo un grafico che mostra
sulla popolazione di conducenti quanti conducenti hanno una dichiarazione. Allora, ho quindi due nuove richieste di documenti, posso cliccare o qui o sulla barra oppure anche su questo link. È la stessa cosa. Vedo nell'elenco di richiesti, di documenti richiesti che ci sono due nuovi messaggi. Uno proviene dalla Spagna, l'altro proviene dal Portogallo e riguardano lo stesso conducente. Espando a questa sessione e vedo che cosa è richiesto. Si vuole vedere il bollettino paga per il periodo visto qua da ottobre a dicembre. E clicco sui dati e richiedono appunto la nota di consegna e quindi vedo che non ci sono ancora documenti, vado a vedere qui nel file di sistema e scelgo la CMR, copro il periodo richiesto dico ecco qua la mia CMR e carico. Questo documento appare qua. E il documento di consegna non è ancora stato inviato, è ancora in bozza, non esiste ancora. Per poter inviarlo all'autorità nazionale competente, posso cliccare qua, invia per verifica. Se clicco su questo pulsante mi si apre un disclaimer che mi dice che l'operazione non è irreversibile, quindi una volta inviato non si può tornare indietro. Quindi se si carica e invia un documento, in pratica si comunica con l'autorità. Eventualmente se viene mandato il documento sbagliato si può comunicare con l'autorità cliccando su messaggi dicendo scusate ho sbagliato a mandare il documento. Viene aperta una finestra di conferma che dice che tutti i file sono stati inviati e adesso carico le buste paga. Allora voglio caricare le buste paga per ottobre. Inserisco la data, quindi dal 1 al 31 ottobre. Carico un altro documento e seleziono qua il documento di novembre. Stesso documento, quindi sempre la busta paga di novembre. Come ho detto, posso anche eliminare un documento caricato. Quindi ho eliminato novembre, posso inviare parzialmente i miei documenti, mando quello di ottobre perché è quello che ho in sistema, posso caricare anche un nuovo documento. Novembre, inserisco queste due date per risparmiare tempo, ma mi raccomando fate le cose giuste quando dovete farlo nella realtà. Vedo che uno è inviato e l'altro no. Novembre posso inviare, allora non appena lo invio l'ultimo documento che era stato vedo che quando aggiorno la pagina questa richiesta non c'è più, è stata appunto soddisfatta. Quindi mi hanno richiesto di fornire il bollettino paga di dicembre che però non è disponibile, quindi posso scrivere all'autorità nazionale competente, lo scrivo in inglese, mi raccomando selezionate la lingua di scrittura qua perché utilizzeremo una traduzione automatica.
Quindi mi scuso, ma la busta paga di dicembre non è disponibile al momento e spero che sia soddisfacente per l'autorità e spero che mi appunto lasciano andare oppure mi rispondano. Quindi, come vedete, ho completato, quindi provide significa che io ho fornito quello che hanno chiesto, ma non significa che quello che io ho fornito sia stato sia accettabile dall'autorità, quindi devo aspettare la loro conferma. Per quanto riguarda il Portogallo, mi chiedono anche il registro del tachigrafo. Vado sulla richiesta, non ce l'ho. Non ce l'ho. Perché non lo posso fornire al momento, però torno alla dichiarazione per vedere di che cosa si tratta, di quale autocarro si tratta. E vedo come andare a trovare queste registrazioni tachigrafiche e come allegarle. Allora, vediamo sulla notifica che il messaggio è stato aggiunto per la richiesta di documenti per il conducente IONUT che io ho fornito i documenti. Torno alla dichiarazione, vedo la richiesta di documentazione, vedo se ci sono degli aggiornamenti e infatti noto che ho ricevuto una notifica dalla autorità competente spagnola che mi dice comprendiamo che non è possibile fornire la busta paga di dicembre, che chiuderanno questa richiesta con successo, quindi non devo più fornire questi documenti. Bene, questo conclude la presentazione. Controllo un attimo i miei appunti, quindi sì, adesso ho concluso e apro la sessione a eventuali domande. Abbiamo la traduzione simultanea fino alle 12.30, quindi ancora un 12 minuti a disposizione con gli interpreti e quindi un 12 minuti disponibili per le domande. Tuttavia non vedo mani alzate. Quindi magari possiamo vedere se ci sono domande in chat. Ivana, vedo nello stesso tempo che ci sono delle domande in realtà. Questo significa che tutti i conducenti sono obbligati ad avere un indirizzo email? No, non è obbligatorio avere un indirizzo email per i conducenti e conducenti. Ma ovviamente semplifica molto la vita utilizzare un indirizzo email se si desidera aggiornare la dichiarazione, il conducente non può mandare la versione cartacea, quindi è molto facile inviare la dichiarazione al conducente via email piuttosto che in maniera cartacea. Ovviamente non c'è l'obbligo, è semplicemente un'opzione che noi forniamo per facilitarvi la vita. Vedo anche una domanda in italiano per quanto riguarda WhatsApp, se è possibile aggiungere l'opzione di inviare il messaggio al conducente via WhatsApp. Magari ecco una spiegazione di come il conducente potrebbe ricevere la dichiarazione via WhatsApp. Nicola o Ines? Scusa, puoi ripetere la domanda, Ivana, se è possibile aggiungere l'opzione di inviare la dichiarazione al conducente via WhatsApp. Non siamo connessi a WhatsApp, come avete visto, tuttavia è possibile esportare la dichiarazione. Il formato si può poi utilizzare una volta esportato per poter essere inviato via posta elettronica, via Messenger, via WhatsApp, ma non c'è un collegamento a WhatsApp integrato nell'app, nell'applicazione, ok? Quindi si deve fare esternamente, manualmente. C'è una domanda dalla Polonia per quanto riguarda la proroga della dichiarazione. Quando una dichiarazione sta per scadere fra 5 giorni, si può cliccare sulla dichiarazione e prorogarla oppure bisogna creare una dichiarazione nuova?
come avete visto, io sono andata sulla dichiarazione, l'ho prorogata. È possibile fare questo per una dichiarazione non appena è scaduta? Fin tanto che è valida? Scusate, fin tanto che la dichiarazione è valida, si può andare sulla dichiarazione e cliccare sulla dichiarazione. Sulla finestra che dice la dichiarazione sta per scadere, che vi ho mostrato, cliccare lì, modificare la data della dichiarazione, confermare e salvare. E questa è l'unica cosa che si deve fare. Se la dichiarazione è scaduta, invece bisogna creare una nuova dichiarazione. Questa è la risposta. Una domanda, perché se una dichiarazione è di 6 mesi, quindi periodo massimo, si può estendere questa dichiarazione o no? No, quello che si può fare abbastanza facilmente è copiare, quindi bisogna, in pratica si fa clic su copia e la dichiarazione è uguale, si cambia solo la data di inizio e di fine della dichiarazione contenente le stesse informazioni. Questo equivale a modificare una dichiarazione equivalente, quindi così si ottiene una nuova dichiarazione che sarà valida per 6 mesi. Grazie, un punto molto importante. Se si lavora su una dichiarazione di 6 mesi, bisogna ricreare una dichiarazione, ma non partendo da zero. In pratica si può ricopiare la dichiarazione precedente. Questo è un'ottima possibilità perché si consente anche di controllare che tutte le informazioni siano corrette e richiede solo alcuni secondi controllare che le informazioni sono corrette prima di poter inviare, convalidare e salvare. L'elenco di autocarri, allora non vi consiglio di inserire 100 autocarri per autista nel caso in cui utilizzino uno di questi, perché il sistema non supporta, ecco, nel senso che otterreste una dichiarazione di 20 pagine e l'ispettore avrebbe problemi a trovare anche la targa, quindi non vi consiglio di fare così, ma se state lavorando con 5, 4, 6 autocarri, e questi ci stanno tutti sullo schermo della dichiarazione, potete riutilizzare questa dichiarazione con lo stesso conducente, per lo stesso conducente si possono riutilizzare queste targhe per mandare il conducente a un nuovo distacco. Per quanto riguarda l'importazione delle targhe, non abbiamo implementato questa funzionalità, ma non appena inserite una targa per il vostro conducente, potete riutilizzare questi dati facilmente. Bene, allora grazie a voi tutti, grazie ai partecipanti che hanno rivolto le domande attraverso la chat. Abbiamo salvato il contenuto della chat, qualora non abbiamo risposto a tutte le domande, vi invieremo ad ogni modo la presentazione che è stata illustrata nel corso di questa mattinata, di questa giornata di formazione. Purtroppo il contratto con i nostri termini sta per terminare, anzi è già terminato, e la sessione è stata registrata e verrà pubblicata, e poi vi informeremo sul link per avere accesso a questa registrazione. E quindi riceverete debita informazione. Vi cercheremo altresì di comunicare con voi anche via mail in merito al processo di registrazione e soprattutto a chi non è d'accordo con la registrazione del video è invitato a indicarlo. Ringraziamo i nostri relatori di questa mattinata sicuramente molto interessante. Ringraziamo tutti i partecipanti, gli interpreti. Vorrei ringraziare i partecipanti chiaramente per l'attiva partecipazione e gli interpreti. Tutti gli interpreti ringraziano e ricambiano i saluti. Grazie. A presto e arrivederci. Saluti.